un incontro gioioso con quanti danno testimonianza a Cristo e un incoraggiamento al dialogo interreligioso per il servizio della pace, come pure al cammino di quei popoli verso l'unità e lo sviluppo sociale, specialmente con il protagonismo delle famiglie e dei giovani. Con queste parole all'udienza generale, Papa Francesco ha sintetizzato il suo recente viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine, nella cosiddetta perla dell'Oceano Indiano, un paese di grande bellezza naturale il cui popolo sta cercando di ricostruire l'unità dopo un lungo e drammatico conflitto civile. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo e del rispetto per la dignità umana, una missione che deve essere portata avanti soprattutto dai rappresentanti delle diverse religioni. In questa società è molto importante condurre un'esistenza pacifica, armonica e felice, perché siamo un paese in grande misura multiculturale e multireligioso. Se non rispettassimo e accettassimo tutti allo stesso modo, non favoriremmo la pace. Il tema della riconciliazione ha caratterizzato anche la visita al santuario di Nostra Signora di Madù, molto venerata dalle popolazioni tamile e cingalesi e meta di pellegrinaggio di membri di altre religioni. Anche durante la guerra si poteva assistere al pellegrinaggio della gente che si recava qui per chiedere la protezione della Vergine. La Chiesa Cattolica sta svolgendo un ruolo fondamentale negli sforzi per riportare pace e riconciliazione fra le persone. Non è facile incoraggiare le persone a dimenticare tutto quello che hanno passato. Ricordando quello che hanno passato, vengono qui con tutta la loro tristezza, il loro cuore pesante, proprio per riconciliarsi e per ricominciare da capo. Evento pulsante della visita nello Sri Lanka è stata la canonizzazione del missionario Giuseppe Vass, un esempio di santità e amore al prossimo che continua a ispirare la Chiesa nel suo apostolato di carità e di educazione. È grazie al santo Giuseppe Vass che è stata veramente trasmessa la fede alla popolazione. Egli è arrivato in Sri Lanka senza clamore per insegnare e vivere la fede cattolica, convertendo e impartendo battesimo e sacramenti ai cattolici in clandestinità. La visita nelle Filippine, dove la Chiesa si prepara a celebrare il quinto centenario dell'arrivo del Vangelo, è stata per il pontefice anzitutto un segno di vicinanza a quanti hanno subito la devastazione del tifone Yolanda. A Tacloban, la regione più gravemente colpita, ha chiarito Papa Francesco, ho reso omaggio alla fede e alla capacità di ripresa della popolazione locale. La potenza dell'amore di Dio, aggiunto esprimendo dolore per la morte della giovane volontaria Christel, travolta e uccisa da una struttura spazzata dal vento, è stata resa evidente nello spirito di solidarietà dimostrata dai molteplici atti di carità e di sacrificio che hanno segnato quei giorni bui. The church helped in building the church. The church building. La Chiesa ha collaborato in particolar modo alla ricostruzione delle chiese, degli edifici ecclesiali, perché quelli sono i luoghi sacri dove la gente si riunisce a pregare. In secondo luogo, la Chiesa ha anche sostenuto le persone nella ricostruzione delle case, nell'offrire rifugio, nel fornire cibo e in terzo luogo garantendo canali di comunicazione. Infatti, soprattutto i mezzi di comunicazione cattolici hanno assicurato la comunicazione con il resto del mondo. In tal modo siamo stati aiutati da persone di ogni nazionalità e tutti hanno risposto grazie a questo flusso di notizie. It all answered because of the communication. Papa Francesco ha ricordato poi l'incontro con i giovani, di cui ha ascoltato con attenzione le speranze e le preoccupazioni, incoraggiandoli a rinnovare la società con la fede. I think being there with Christ will help us. Essere uniti a Cristo ci aiuterà, aiuterà i giovani filippini ad essere uniti anche tra loro, perché significa essere uniti a Cristo e alla Chiesa Cattolica. So che essere cristiani è molto difficile, ma ritrovarsi insieme nella fede cattolica ci ringiovanisce, ci permette di disporre di quanto è necessario per aiutare la Chiesa e il Paese, per diffondere pace, misericordia e compassione, soprattutto verso i poveri, non soltanto in questo Paese, ma in tutto il mondo. Especially for the poor people, not just only in the country of the Philippines, but as well as in the whole world. Ricordando infine la messa celebrata alla Rizal Park di Manila davanti a oltre 6 milioni di fedeli, Papa Francesco ha espresso ammirazione per la profonda fede, per la religiosità e l'entusiasmo anche nella diaspora dei filippini, oltre a ribadire che oggi le famiglie devono essere protette da nuove forme di colonizzazioni ideologiche
che attentano alla loro identità e alla loro missione. L'identità filippina è molto collegata con l'esperienza, la famiglia. Non si può separare famiglia e io stesso. Per noi filippine l'esperienza della famiglia è molto forte. Allora questa visita del Papa, il messaggio per le famiglie è veramente un messaggio di affermazione che dobbiamo rafforzare, no? Rafforzare le famiglie, i valori delle famiglie, perché la famiglia è come un fondamento per la Chiesa nelle Filippine. Infine, un pensiero ai poveri, elemento essenziale della nostra vita e testimonianza cristiana che comporta anche il rifiuto di ogni forma di corruzione. Questo anno la nostra Chiesa ha dichiarato che siamo nell'anno del poveri. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi come Chiesa dobbiamo rispondere come il Papa ha detto, che dobbiamo andare dove la gente, come suore, come prete, come nella Chiesa. La nostra vita è molto confortabile. Basta lodare Dio, ringraziamo Dio, e questo è molto bene, però il Papa ha chiamato, non basta questo. Allora andare via, come andare direttamente con dove la gente.